Inaugurata oggi allo Sheraton un'esposizione di ceramiche curata da Antonio Presti. Antonio Presti è con me l'inventore di Fiumara d'Arte, un personaggio particolare che per l'occasione cercheremo anche di conoscere un po' meglio. Ecco, intanto parliamo di questa esposizione allo Sheraton. Cosa c'è di singolare, di importante? La mostra nasce dall'esigenza mia, perché la Fiumara d'Arte nasce nel territorio dei Nebrodi, è uno dei paesi più conosciuti, ecco, per la tradizione di Santo Stefano di Camastro, che nasce appunto questa tradizione della ceramica. Allora, con l'esperienza che io sto vivendo con gli artisti, vorrei riproporre, ecco, nel segno dell'arte contemporanea, appunto, un intervento sulla tradizione appunto della ceramica, con questa evoluzione sia delle forme che dell'intervento appunto sulla materia. Qui in questa mostra abbiamo portato delle opere degli artisti che hanno partecipato alla Fiumara. Soprattutto c'è una personale di Vito Vasta, che è un artista che partecipa, diciamo così, attivamente alla vita della Fiumara. E quindi in questo senso, ecco, vorrei riproporre questo cambiamento, ecco, nel tempo di questa storia della ceramica, che purtroppo a Santo Stefano non si è rinnovata ed è rimasta con questo confine dell'artigianato, e quindi non migliora, ecco, nel segno appunto dell'evoluzione. Lei ha fatto diventare questi due comuni, Fiumara e Pettineo, due punti di riferimento per l'arte internazionale. Tra l'altro mi pare che proprio a Fiumara c'è un albergo incredibile, o a Pettineo, bellissimo, dove ogni stanza è dipinta da pittori particolari. Sì, facciamo confusione, perché poi la storia nasce con l'esigenza mia di creare tre tipologie di musei. C'è un museo all'aperto, che appunto è la Fiumara d'Arte. La Fiumara d'Arte è questo intervento delle opere d'arte inserite nel territorio, nella natura, e quindi con questo dialogo di grande equilibrio, di grande armonia della scultura monumentale con la natura. Poi ho sentito l'esigenza di creare anche una scatola museale diversa, come concetto appunto di museo. Allora, l'antimuseo stesso, cioè non il possesso dell'opera, ma l'opera che entra nella vita. Allora, avevo acquistato questo albergo ed è stato tutto ristrutturato, dove gli artisti intervengono, creano l'opera in ogni stanza, e chi dorme, chi fruisce dell'opera, diventa opera stessa. Allora, in questo senso, la proposta museale non è una proposta distaccata col fruitore diciamo così, di questo concetto di museo, ma è, diciamo così, parte attiva, integrante con l'opera stessa. Il terzo museo, che nasce domenica 21 giugno, è invece il museo domestico, che è il museo appunto di Pettineo. Verrà fatta questa grande manifestazione, dove verrà messa, diciamo così, in tutte le strade del paese 1 chilometro di tela. Parteciperanno gli artisti a livello, diciamo così, europeo, sono artisti giovani, artisti. E la grande, diciamo così, provocazione è: gli artisti vengono ospitati nelle case, e poi, alla fine della manifestazione, l'artista taglia il pezzo di tela che ha dipinto sulla strada e la dona ufficialmente alla famiglia che lo ha ospitato. Ogni famiglia che possiederà in custodia quest'opera, fuori dalla porta avrà messo, diciamo, una targhetta in ceramica che segna il nome dell'artista, l'opera e il nome della famiglia. Chi andrà a Pettineo, dove vedrà le targhe in ceramica fuori dalle porte, può bussare, sarà aperto, e non solo vedrà l'opera dell'artista, ma vedrà la cultura della casa che ospita l'opera stessa. In questo senso nasce, ecco, una terza tipologia museale, provocatoria, dove tutta la collettività, diciamo così, entra a far parte, diciamo così, di un sistema dell'arte che purtroppo, sia come linguaggio e sia anche come gestione di politica culturale, spesse volte resta distaccato dalla collettività. Ecco, Presti, lei ha una sua maniera riconosciuta di interpretare e di porgere l'arte. Lei stesso diceva prima, in maniera provocatoria sovente. Tra l'altro, le sue provocazioni spesso le hanno provocato delle denunce, delle pendenze con la legge. Ecco, questo atteggiamento produce dei frutti concretamente per i suoi intendimenti, oppure resta tutto nel vago sempre? No, io sto vivendo l'esperienza dell'arte come, più che altro, come un sogno, come un'utopia, ma l'utopia non è ciò che non si può realizzare, ma è ciò che il sistema non vuole che si realizzi. E io sto dimostrando nel mio piccolo, essendo un piccolo operatore della zona dei Nebrodi, di voler proporre un cambiamento radicale e concreto di una collettività che purtroppo era stata dimenticata dal sistema, diciamo così, politico-sociale. Tutto questo è un'operazione privata, non ha avuto mai, diciamo così, fine di lucro, non ha avuto mai uno sponsor politico, si è proposta all'attenzione internazionale con grande dignità e grande spessore, e tutto questo fatto magari da un giovane. Io ho iniziato quando questa storia avevo 20 anni,
Tutto questo forse a un certo sistema ha dato fastidio, ma ha dato fastidio nel senso del tempo, della velocità e della qualità delle cose che uno può proporre. Tutto questo allo Stato non è costato niente, è stato tutto donato. Allora questo gesto di donare, ecco, i propri sacrifici, il proprio lavoro e di dare un senso a un'ideologia, ma farla diventare concretezza, forse questo al sistema ha dato fastidio. E allora io ho avuto tutti questi processi, ho avuto 8 processi per denunce appunto di abusivismo, e a settembre avrò tutti gli appelli, perché io sono stato condannato alla demolizione delle opere, a 25 milioni di multa e a 15 giorni di arresto. E tutto questo io l'ho affrontato con molta dignità, e in 10 anni che continuo questa storia della Fiumara non ho operato nessun compromesso, né politico e né economico, né riguardo appunto né della regione siciliana né del ministero. Gli organi politici sono preposti a tutelare le opere e sono preposti anche a dare un senso, ecco, a tutto quello che io sto creando, e quindi creare un indotto attorno a quello che io sto facendo per creare un benessere a tutta la collettività della mia zona, perché la mia operazione è, diciamo così, soprattutto a beneficio della collettività. Queste opere sono inserite vicino ai comuni, quindi i comuni possono crescere, possono migliorare. Io ho fatto le opere in 8 comuni diversi, quindi non ho favorito né un comune né un altro, e in questo senso il futuro e il cambiamento, come fatto appunto di sociale, economico, turistico, culturale, insomma, può cambiare e può migliorare. Ecco, tutto questo fuori dall'assistenza, diciamo così, clientelare, politica o dell'emarginazione culturale che purtroppo la Sicilia ha questo grave marchio storico. Allora in questo senso, ecco, può essere un cambiamento, può essere una speranza, ma oggi per me è una realtà, e questo forse ha dato fastidio. Un'ultima domanda, Presti, una provocazione, la più grande provocazione della sua attività, chiamiamola di mecenate, di anarchico, come lei stesso si è definito prima, ecco, che sia davanti agli occhi di tutti, visibile. In che senso? Non... Lei mette grandi opere in mezzo ai fiumi, per esempio, ecco, qualcosa del genere. Come futuro? Ma come futuro, certamente, se tutto questo che io ho avuto in 10 anni, diciamo così, appunto di attività, doveva, diciamo così, servire a frenarmi, invece tutto questo, data la mia buona fede e data la bontà dell'azione, non fa altro che accelerare ed esaltare ancora di più questa mia voglia di continuare. In questo senso il futuro della Fiumara è pronto, perché a settembre spero di iniziare altre 8 opere monumentali nella Fiumara, di inaugurare altre 5 stanze nell'albergo museo, la Castel di Tusa, di continuare questa storia del museo domestico. Sono tutte grandi provocazioni, ma nel senso sano della provocazione, non fino a se stessa. Tutto questo anche, diciamo così, nei riguardi del sistema. Domani, per esempio, io torno a Santo Stefano, andiamo a formare l'Archeoclub Fiumara d'Arte. È una, diciamo così, dell'istituzione che mi ha perseguitato per questa mia, diciamo così, questa mia storia, è stata la sovrintendenza dei beni culturali di Messina e l'assessorato dei beni culturali di Palermo. Adesso con l'istituzione anche dell'Archeo Club Fiumara d'Arte, e domani appunto andremo a ufficializzare questa nascita del nuovo club, io inizierò anche, forse la più grande provocazione in questo senso, inizierò a denunciare chi invece è preposto a salvaguardare le memorie storiche dell'uomo. Quindi io da una parte continuerò a continuare a costruire questo segno contemporaneo e questo segno di civiltà che uomini possono creare e possono dimostrare di fare. Dall'altra parte, con uno strumento come l'Archeoclub, segnaleremo tutte le deficienze che purtroppo il nostro sistema non vuole risolvere. E in questo senso, ecco, è una bella provocazione, perché mi avete denunciato, adesso forse è il momento che anch'io inizio le mie denunce.